per raggiungere questa villa abbandonata, ho dovuto fare due tentativi, perché è letteralmente immersa da una vegetazione impenetrabile che la rende del tutto irraggiungibile dal mondo esterno. Il posto è lassù. È quasi invisibile, anche dall'alto, devono essere passate generazioni dal giorno in cui venne abbandonata. Vista da quassù è bellissima ed ha un fascino magnetico. Proprio per questo motivo la dobbiamo raggiungere a tutti i costi. Sarà una missione molto difficile. Allora, una prima occhiata sembra una villa abbandonata, però non so, bisogna vedere da vicino. Proviamo a vedere se c'è un accesso comodo passando attraverso la strada principale. Ci sono dei muri di rovi giganteschi e non sembra un luogo molto battuto o esplorato. Una strada non la vedo, o meglio, forse c'era una strada qui, ma si dovrebbe passare, forse. È un casino! No! Come faccio? Lì c'è una prima struttura e direi di andare da questa parte a sto punto. Avevo l'attrezzatura necessaria per superare il muro di rovi che mi separava dalla villa. Ho quindi dovuto arrendermi, ma sono tornato qualche mese più tardi, meglio equipaggiato e pronto per affrontare un'impresa disperata. Via! Iniziamo. Ok, la villa è là sopra. Okay. Si intravede. Io avevo provato l'altra volta a entrare da qui, che c'è un buco nella rete. Ah, ok, ma? E c'è un sentiero di qualche cinghiale, ma un macello. Praticamente questo è il sentiero che porta alla villa? In realtà questo porta a una frazione, sono due case che stanno più in là. Strada che porta alla villa, tra poco ce la troveremo sulla destra. Si intravede ormai, perché è stata proprio mangiata dai rovi. Quindi vuol dire che da secoli seculorum che... Saranno anni che nessuno ci va. Ecco, di qua. No, non c'è più il sentiero. Prego. Ecco, inizia la festa. Ecco, siamo arrivati nel punto difficile. Ah, beh. C'è una cosa, Alberto? Sì. È che a me non danno fastidio le ottiche. Io vado. Sì. Avanti con questo. Questo non ti serve? No, c'è questo. Io, a me non dà fastidio le ottiche. Io vado avanti con il taglio di sì. Sul taglio di ottiche. Sì. A me non andiamo avanti. Oh, cosa il cappello? Si è agganciato, si è appeso il cappello. Puoi gentilmente muoverti. Vuoi fare una cosa? Cosa? Tu rompirai un po' di qua? Ma proviamo, tanto. No, non c'è nessuna scala, sai? No. Conviene proseguire di lì e seguire il muro. No, più che altro, se c'è una strada asfaltata, probabilmente sbuca, metti anche in un'apertura nel muro un cancelletto o qualcosa. Sì, esatto. Avevo l'alberello. Sì. E dovrei vedere qualcosa in più. Io provo ad andare avanti di qua.
Ma dove dici? A destra? Qua, davanti. Sì, a... lì si vede la strada, no, dove siamo arrivati. Ma io dico lì. Qua. Di qua. Si sbircia qualcosa. Cioè, se tu ti infili la testolina lì e guardi. Muoio. Allora, o passiamo di qua, Alberto, che è una merda, o passiamo di qua che è una merda. Ti tengo? No, no. Minchia, c'è un muro di rovi. La villa si trova di lì, da quella parte. Adesso dobbiamo trovare una strada. C'è qualcosa, c'è una ringhiera, vuol dire c'è una strada. È un laghetto. Attenzione, c'è l'olio. Grazie mille. Adesso passiamo di qua. Scusate, mi ha letto solo la scarpa. Guardate, ma c'è una strada? Ecco, questo era uno degli ingressi. Abbiamo trovato una strada laterale più in alto. La villa dovrebbe essere lì. Ci sono volute complessivamente 9 ore per arrivare fin qui. La villa si trova sulla nostra sinistra. Nelle immediate vicinanze c'è anche un secondo edificio, che era una cascina. Purtroppo non è esplorabile, in quanto troppo sepolta dalla vegetazione. Adesso però entreremo nella villa e vi narrerò tutte le informazioni storiche che sono riuscito a mettere insieme. Questa è Villa Triverio. Si trova in una zona sperduta e selvaggia, nelle zone di Ivrea. Non saprei nemmeno dirvi dove si trova esattamente, perché è un piccolo puntino sperduto in mezzo a chilometri di foreste. Pare incredibile che un giorno fosse una villa bellissima, piena di lusso e comodità. Venne costruita in un punto panoramico, scelto apposta per ricevere luce solare fin dal primo mattino. Per chi vi abitava, doveva essere a tutti gli effetti un'abitazione paradisiaca. Ci sono notizie frammentarie della famiglia che abitava la suddetta villa, dal quale titolo deriva direttamente il suo nome, Villa Triverio, che la costruirono nella seconda metà del 1800. Crollato tutto qui dentro. Questa era una balconata, molto pericoloso però. Figata però, eh? Sì, doveva anche essere una gran bella casa. Che magari da qualche parte è ancora accessibile. Crollato? Sì. Non si va? Pericolosissimo. I Triverio, da quello che ho scoperto, erano imparentati con la nobile famiglia dei Margherio, di stirpe millenaria. Furono tra coloro che giurarono fedeltà al re Arduino, tanto che nel XIV secolo furono conti del paese di Vallemosso. È proprio in quel periodo che la famiglia Triverio si imparentò con loro. I Triverio non avevano solo questa proprietà, che probabilmente utilizzavano solamente nel periodo estivo. Come Albi? Pericoloso. Minchia, oh, wow.
La famiglia Triverio è infine decaduta per mancanza di eredi, ed è proprio questa forse la causa decisiva dell'abbandono. C'era anche l'impianto elettrico. Dove? Vedi lì che c'è la pera. Ma quello è ancora prima, quello è dei primi 900. Addirittura? Sì, sì. Vedi? Sì, sono vecchi, eh. Sono ancora in ceramica, vedi? Non c'è la plastica. Pensate che fino a 30 anni fa i piani superiori erano ancora calpestabili e le stanze tutte decorate, così come erano anche presenti scale nella torre. Il tempo non è stato generoso con Villa Triverio, che di fatto è una delle ville più pericolose che ho mai esplorato. Avete appena visto un posto esclusivo che non rimarrà ancora per molto tempo e prima o poi scomparirà per sempre. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.